grazie, grazie a tutti voi per la presenza e ai soggetti che in qualche modo rappresentano l'istituzione. Non posso non ringraziare il dottor Compagnoli, direttore generale dell'ASL, per la sua presenza. Dovrebbe arrivare anche con Mariani, direttore generale dell'ospedale, che appunto adesso sarebbe stata presente. Ringrazio i rappresentanti dei sindacati, delle associazioni presenti. Allora, oggi inizia per il PD Lombardo il cosiddetto tour Lombardo della sanità. L'idea è quella che tra oggi e tutto settembre si vada in tutti i territori della Lombardia, tutte le province, con in giro la presenza, questo giro lombardo, di nostri esperti, di nostri consiglieri che sono dentro la Commissione Sanità della Regione Lombardia, affiancati dai consiglieri di territorio, in questo caso appunto lo sottoscritto, con l'idea di presentare la nostra proposta di legge articolata e già pronta, che presenteremo alla fine del tour, credo alla fine di settembre, inizio di ottobre. Il testo è pronto, noi oggi vi presentiamo attraverso anche delle slide in mezz'ora, non più, la proposta così come l'abbiamo articolata, con l'idea all'interno del tour di raccogliere, in un confronto aperto anche con il portatore di interesse, proposte di aggiornamento, di modifica. Cioè, vogliamo raccogliere dei suggerimenti che in qualche modo poi ci serviranno a riflettere alla fine di settembre sulle eventuali modifiche al testo di legge che noi abbiamo elaborato. La nostra proposta si inserisce in un contesto tale per cui Maroni e la giunta regionale ha presentato il cosiddetto libro bianco, sicuramente voi avrete avuto modo di conoscere, comunque sapete che esiste, e all'interno di questo libro bianco Maroni per la prima volta comincia a delineare le problematiche come ci sono in Lombardia nel settore della sanità e comincia, diciamo, ad ombrare delle proposte di soluzioni che però non sono ancora a testo legislativo, mentre noi abbiamo, appunto, siamo un passo avanti, abbiamo questa idea che oggi cercheremo di... Grazie per l'ospitalità, per noi è un'occasione preziosa perché il confronto è fondamentale per sapere se la direzione che abbiamo preso ormai da parecchio tempo, perché le cose che diciamo le stiamo dicendo direi da parecchi anni, non tanto da questi mesi, e la proposta che noi abbiamo scritto è il frutto già di un confronto che abbiamo potuto condurre appunto per lungo tempo. E peraltro io lo voglio ricordare, anche nella nostra proposta di programma elettorale dello scorso anno si trovavano esattamente questi capisaldi per una riforma della sanità lombarda che, quantomeno per il fatto che questo sistema ormai 20 anni si impone, al di là del fatto che noi crediamo questo sistema portasse con sé già dall'inizio alcuni difetti la cui gravità poi si è venuta evidenziando nel tempo in maniera concreta. E quella doppia S che ricordava Agostino prima, quella distinzione, quella S persa dalle vecchie USL, unità sociosanitarie locali, che è sparita nelle ASL, quella integrazione ospedale-territorio, è uno dei punti cardine della nostra proposta. Cerco di andare con ordine per essere anche più veloce e più concreto. Ci facciamo aiutare da queste diapositive che avete nel formato cartaceo in mano e partiamo da quei principi che vogliamo siano alla base della nostra proposta. Noi dobbiamo capire bene dove siamo e dove vogliamo andare, ma quali sono anche i principi che devono guidare la nostra idea della sanità in Lombardia. A parte la centralità del cittadino, sulla quale non mi soffermo, c'è un problema di universalità, di equità, di accesso alle prestazioni che comincia a essere importante anche in una regione teoricamente ricca come la Lombardia. Si parla, per quanto riguarda spesso le regioni del sud, di universalità e di equità dell'accesso, ma il contrasto alle diseguaglianze di salute comincia a diventare un tema importante anche per la nostra regione, dove avere soldi in tasca, non averli, può fare la differenza rispetto al percorso di cura che ti puoi permettere. Ma più ancora quello che vogliamo sottolineare è la presa in carico e la continuità assistenziale come elementi fondanti su cui pensare alla sanità lombarda, poi ci ritorniamo. Così come la promozione della prevenzione, assolutamente messa in cima ai nostri pensieri. Non vogliamo
rinnegare e mettere da parte l'idea di una libertà di scelta, ma questa sicuramente viene dopo e non può essere, come è stato in questi anni, praticamente l'unico punto di riferimento su cui organizzare il sistema. E poi promuovere di più la ricerca, l'integrazione sanitaria, sociosanitaria e sociale, quella S, poi lo vedremo come, migliorare la qualità, che non è solo la qualità tecnica ma anche quella assistenziale, valorizzare le risorse umane. Mi soffermo un attimo, si parla sempre di edilizia sanitaria, di farmaco, si parla di governance eccetera e si parla troppo poco di personale, un personale che è fondamentale quando si parla di sanitario e sociosanitario, che spesso rimane l'ultimo delle preoccupazioni dei destinatari delle politiche regionali. Insomma, un personale che è di qualità, la sanità lombarda deve moltissimo al suo personale, oltre a una tradizione di eccellenza, di struttura eccetera eccetera, il personale deve assolutamente tornare al centro delle politiche regionali. Questo vuol dire parlare di più di risorse umane, di valorizzazione, di formazione continua degli operatori, di tutti gli operatori. E poi come non parlare in questa regione anche di un ritorno a una maggiore consapevolezza dell'etica del servizio pubblico, dell'etica che deve contraddistinguere un servizio come quello sanitario. Inutile fare riferimenti alle cronache di questi anni, a me interessa tra l'altro capire come cambiare questo sistema in meglio e come mettere dei filtri rispetto ai problemi che potete immaginare quali sono, a cui faccio riferimento. E poi una rivalorizzazione del ruolo dei comuni, una collaborazione anche poi con tutti gli altri soggetti che devono insieme alle politiche sanitarie lavorare per uno sviluppo della cura della salute, della prevenzione della cura della salute in questa regione più efficace. Parlo dell'università, parlo del terzo settore, del volontariato, parlo in generale di tutte le politiche che si devono intrecciare con quelle sanitarie. Noi crediamo che sia stato un errore separare o perlomeno non mettere più in connessione alcune politiche in questi anni. Penso ad esempio alle politiche ambientali. Non si può parlare di salute solo parlando di sanità, si deve parlare di salute anche quando si parla di politica ambientale. La divisione tra ASL e ARPA e il livello di comunicazione o di non comunicazione che c'è tra questi soggetti oggi è un problema. Quindi anche rispetto all'intreccio tra le politiche settoriali si deve fare. Vi ringrazio per l'occasione di confronto, entro subito velocemente nel merito. Come avrete compreso, il cuore, uno dei cuori, il nocciolo della nostra proposta sono chiaramente diciamo i principi, cioè quelle linee di indirizzo che ricordava Carlo nella sua introduzione, ma anche una revisione complessiva della governance del sistema sociale sanitario di Regione Lombardia. E all'interno appunto di questa revisione della governance un'importanza fondamentale ce l'ha il nuovo ruolo che noi vogliamo dare alle ASL, a cui cambiamo nome perché gli cambiamo sostanzialmente funzione. Carlo parlava appunto di aziende socio-sanitarie territoriali, con l'idea appunto di aziende che tornano sostanzialmente soprattutto a gestire servizi sul territorio e a gestire servizi integrati sul territorio e a gestire per cui anche servizi di carattere sanitario, per cui presidi ospedalieri. Per cui noi pensiamo ad una rete ospedaliera gestita direttamente dalle ASST, strutturata per una rete ospedaliera strutturata per presidi organizzati secondo determinati criteri che sono il bacino di utenza, il livello di complessità e di intensità della cura, la presenza dedicata o la non presenza dedicata all'emergenza e la tipologia di specialità mediche e chirurgiche di servizio e di supporto. Questa riorganizzazione della rete ospedaliera, a mio avviso, senza diciamo supponenza, questa proposta, che anche se vogliamo una proposta coraggiosa, perché diciamo ci mette probabilmente anche voi su questo tema avrete qualcosa da dire, fa un po' la differenza su quella che è la sbiaditura del libro bianco presentato dal presidente Maroni. Cioè, all'interno del libro bianco io non ho trovato
delle indicazioni particolareggiate o precise rispetto alla proposta della maggioranza di articolazione della rete ospedaliera. Noi questo sforzo, anche tra virgolette coraggioso, invece l'abbiamo voluto fare e lo mettiamo a disposizione della riflessione. Tra l'altro è una proposta che è anche comunque coerente con quelle che sono le linee di indirizzo nazionale, il decreto Balduzzi, e ed è in linea con quello che è stato sancito di recente con la firma del patto della salute in sede di conferenza Stato-Regioni. Per cui aziende sociosanitarie territoriali che hanno al loro interno la rete ospedaliera fatta di ospedali di riferimento che hanno un bacino di utenza compreso tra i 150.000 e i 350.000 abitanti.